Oggi sono qui per presentarvi 5 candidature d'eccellenza che saranno le capolista alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle. Questa campagna avrà uno slogan che è continuare per cambiare. La prima persona che voglio presentarvi è l'ingegnere Alessandra Todde, che è manager e amministratrice delegata di Olidata. Ho deciso di accettare questa candidatura perché il movimento rappresenta una forza di cambiamento, perché ha sempre portato i temi tecnologici che sono a me cari in prima linea. Chiara Maria Gemma, che è una professoressa associata dell'Università di Bari, l'Università Aldo Moro di Bari, in didattica e pedagogia speciale. Il mio impegno nel movimento è il mio impegno in prospettiva, quale può essere? Bene, credo che possa essere quello appunto di lavorare molto sulla formazione, di implementare tutti i fondi per appunto creare formazione e recuperare quel gap che ci vede tra gli ultimi paesi per quanto attiene i laureati e i diplomati. La dottoressa Daniela Rondinelli è una funzionaria europea e fa parte del gabinetto di presidenza del Comitato Economico e Sociale Europeo. Io ho deciso di candidarmi perché c'è un punto all'interno del programma del movimento che condivido pienamente. È stato a mio avviso l'errore più grande che si sia potuto fare negli ultimi anni a livello europeo, cioè nel momento in cui stavamo affrontando una delle crisi epocali più gravi nella storia europea, che è stata appunto la crisi finanziaria che poi è diventata economica. A livello europeo si sono decise misure di austerità molto pesanti, molto rigorose, e al contempo non ci sono state misure di compensazione che avrebbero potuto dare soluzione al prevedibile impoverimento dei redditi e delle tutele sociali e del lavoro. Io credo che questo sia veramente l'elemento che ha allontanato i cittadini dal sogno europeo. La dottoressa Mariangela Danzi, che è una funzionaria pubblica, in realtà una dirigente pubblica apicale. L'idea di poter lavorare in Europa serve anche a orientare le risorse europee sui temi delle fragilità del nostro paese. Il problema del dissesto idrogeologico, il problema della fragilità sismica, perché è drammatico per il nostro paese, e spesso le risorse comunitarie o non sono state orientate, a mio parere, rispetto a quelle che erano le reali esigenze. La dottoressa Sabrina Pignedoli ha scritto per anni, con le sue inchieste giornalistiche, del fenomeno dell'andrangheta in Emilia-Romagna. Io ritengo che sia importante portare in Europa una legislazione antimafia che possa combattere le mafie a livello transnazionale, perché sono diventate sempre più un fenomeno transnazionale e non è possibile combatterle con sistemi diversi da Stato a Stato, ma occorre un fronte comune, e quindi questa sicuramente sarà la mia battaglia.